20 milioni di euro, 3 anni di lavoro, 2 devianti, Calcinato e Montichiari sono l'obiettivo prossimo dei lavori pubblici a Provincia di Brescia. Mauro Parolini, assessore ai lavori pubblici, un impegno importante, salvaguardare la viabilità, snellire il traffico e agevolare anche il flusso verso il Garda e le zone limitrofi. Certo, lo scopo di questo intervento da 20 milioni di euro è duplice, quello di togliere dai centri abitati di Montichiari, di Calcinato ma anche di Lonato il traffico pesante e buona parte anche del traffico leggero in attraversamento. Quello che ci ripromettiamo però è anche il fatto che chi si muove nel nostro territorio, chi deve trasportare merci oppure anche il movimento delle persone venga facilitato, perché noi siamo intervenuti o abbiamo ricevuto da ANAS sulle grandi direttrici costruendo tangenziali a tutti i centri abitati. Oggi è possibile andare da Brescia fino a Peschiera in superstrada, lo stesso si fa fino a oltre Castiglione delle Stiviere verso Mantova. E siamo intervenuti però anche sulla 668, la Linese, mettendola in sicurezza con numerose rotatorie e controstrade, quindi eliminando tutti gli accessi. Bene, oggi queste strade sono molto utilizzate, sono utili per raggiungere i centri abitati e le zone produttive che si trovano nei loro dintorni. Il fatto di collegarle, come facciamo con questi due interventi, ne moltiplica il valore e la funzionalità. Quindi non solo un intervento che serve a migliorare la vita nei centri abitati togliendo il traffico in attraversamento, ma anche un'opera che moltiplica il valore delle strade principali della nostra provincia, che già sono ormai stati tutti oggetti di interventi migliorativi. I tempi sono quelli della fine di quest'anno per l'inizio dei lavori sulla variante est di Montichiari, 9 milioni e mezzo complessivamente, sul quale abbiamo già in corso gli espropri, quindi presto potremo dare in appalto. Siamo un po' più indietro, ma intendiamo di iniziare nella prima metà dell'anno prossimo anche per la variante di Calcinato, che chiuderà l'anello intorno a questi tre importanti centri. Il risultato sarà che per muoversi dalla Bassa e da Brescia verso il Garda, ecco, si potrà fare a meno di passare attraverso molti centri abitati. È evidente che il risultato è una maggior sicurezza e una maggiore rapidità di spostamenti.